Fares e Kaf qui con noi all'Area Stile On Air all'Hotel Royal di Sanremo. Ciao ragazzi, intanto benvenuti. Ciao, grazie. Che meraviglia, voi non siete nuovi sul palco dell'Ariston. L'anno scorso, diciamo, avete duettato con Seto su Charlie Fast Surf. Però che effetto vi fa quest'anno da, insomma, titolari? È comunque una grande emozione. Siamo più tranquilli dell'anno scorso, però. Mm-hmm. Cioè, comunque ce la stiamo gestendo bene. L'ansia, la tensione, tutto. Dai. Ce la smezziamo bene. L'anno scorso era più rompere il ghiaccio. Sì. Allora, so che vi chiamate così Bunker 44 perché proprio vi, cioè, siete tutti toscani, no? Con origine tra Empoli e Firenze, però vi facevate le prove in questo bunker. Lo fate ancora o avete cambiato location? Guarda, più che le prove abbiamo proprio iniziato a conoscerci musicalmente lì dentro, perché abbiamo fatto lo studio lì il 4 aprile, appunto 44, che viene il bunker. E sì, siamo ancora lì e effettivamente è stare lì forse il nostro segreto, ecco. Quindi, diciamo, siete rimasti sempre ancorati alle vostre origini. Certo. Abbiamo ampliato lo studio, ovviamente. Prima era 2 metri per 1 e ora è 3 per 5. Diventerà sempre più grande, speriamo. Benissimo. Allora, nella serata cover il duetto con Pino D'Angiò, come mai questa scelta? Perché volevamo divertirci, comunque noi siamo in tanti sul palco e ci sembrava figo portare un pezzo di energia. E poi perché lui è un grande, cioè spiritualmente anche molto vicino a noi, cioè è un fratello davvero. Kaf e Fares dei Bunker 44. Ciao.